diciamo, o presunzione di conoscenza nei confronti di ciò che non è stato fatto, piuttosto ciò che era desiderata per il paziente di essere fatto. Quindi viviamo in un momento in cui, a fronte di una sottostima di un tipo e di una sovrastima di un'altra cosa, a volte c'è un atteggiamento un po' distaccato o eccessivamente franco nei confronti del paziente, che non vuol dire che bisogna essere paternalistici nei confronti, perché a seconda, io dico sempre che la comunicazione, lo dico ai miei studenti quando lo faccio, deve essere personalizzata sempre. Perché tu puoi avere 10 pazienti con la stessa patologia, con la stessa formazione, con lo stesso livello culturale, ma la tipologia di comunicazione e di informazione che tu devi dare a loro è totalmente diversa dal primo al decimo paziente. Ecco, questa è una cosa, imparare a comunicare. Ma cosa succede? A volte poi c'è anche... Noi medici siamo esseri umani, siamo persone, c'è una grande difficoltà anche nel comunicare. Magari siamo degli ottimi professionisti, incredibilmente bravissimi, ma a volte in difficoltà nel poter esprimere, perché abbiamo anche noi emozioni, sentimenti, bisogna essere assolutamente freddi, questo sì. Ma io ripenso ai miei amici, colleghi che dovevano dirmi determinate cose e che facevano fatica a guardarmi. Ma ancora oggi, sapete, io incontro tante persone a un livello anche molto alto, ma c'è quella cultura che la diversità, cioè, crea disagio, fanno fatica a guardarmi, cioè proprio... Per fortuna che dopo io metto anche a loro agio e si parla, allora lo sguardo si abbassa, no? Cioè, quindi non guardano l'infinito ma guardano in faccia a me, quindi questa è la stessa cosa. Io mi ricordo quando alla quarta opinione, diciamo, per avere purtroppo la conferma della diagnosi, quando questo luminare, ottimo professore, mi dice che lei ha la sclerosi laterale amiotrofica, e io mi fermo qua, proprio allargando le spalle, allargando le braccia, per me è stato un pugno in un occhio, oppure come quando zoppicavo ancora, andavo con una stampella, il mio amico, mio collega, proprio eravamo cresciuti insieme, lui neurologo, mi mandò a questa super specialista nelle malattie neuromuscolari, anche per fare la biopsia, e questa, visitandomi, che mi disse: lei fa sport? E io dico, molto entusiasmo, poi certo che facevo sport, adesso faccio un po' fatica perché zoppico e tutto, e lei mi disse: se lo dimentichi, se lo scordi, non lo potrà più fare. Ecco, queste sono piccole cose, ma io in quel momento, sì, ero un professionista, un collega, ma in quel momento ero un paziente, una persona che era totalmente vulnerabile, che dipendevo da ciò che mi stava dicendo. Ecco, noi non dovremmo mai, questo secondo me, l'importanza come medico, come medici, operatori, non dimenticarci mai chi abbiamo davanti, ma non per farci sentire, tra virgolette, onnipotenti nei confronti, però a volte dimenticarsi che la presunzione o l'arroganza della parola certa può fare anche molto male, le parole fanno molto male, e anche il coraggio della parola umile e semplice forse può aiutare molto.